che amore. Sei un tesoro, o sei da mangiarti. Slittando sulle R con operoso cinguettio, queste tre signore si esprimono la reciproca ammirazione per i tre vestiti da pomeriggio che sono riusciti a combinarsi. Questo giovanotto, quantunque scamiciato come un giacobino, è un arbitro di eleganze. Ha un pessimo carattere, non gliene va bene una. Parla con tono da uomo ferito nei più gelosi affetti. No, no, piccine mie, così non va. Mon Dieu, ma quella veletta cascata del Niagara. Anima mia, quel cestino sui capelli. L'arbitro invita le signore a seguirlo. Tra buono e cattivo gusto, spiega l'arbitro, passa un rien, un soffio, un nulla, insomma una piccola, piccola, piccola differenza. Ma quella piccola differenza, signore mie. Diceva Michelangelo che la scultura è l'arte del cavare. L'arbitro lavora con piglio michelangiolesco e dal generale d'operetta fa uscire un grazioso paggetto. Piano, signore, i bottoni costano cari. Niente, lui non bada a spese. Fortuna che la sarta aveva pensato di tenere gli orli per la crescita. Una cuffietta ha mandato in pensione il cestello, lo daremo alla cuoca perché porti a casa le razioni di tessere. Oh, mon Dieu, questo non è uno strascico, un appetito, è una setteria ambulante. Anche la coda ha i suoi limiti, se no al diavolo riesce troppo facile metterci la coda. Sforbiciamo il diavolo e voilà! Eccovi trasformata da portacoda in una molle fascinosa andalusa. Olè! Ma come? Questi corali non erano sulle spalle. Ah, ecco, questo lo fanno anche certi uomini politici, detti perciò volta gabbana. Un'anziana vestita da giovane e una giovane da vecchia. Oh là là, ma non avvertite il ridicolo! L'arbitro fa una cura a Voronoff alla rovescia.